Una vittoria fondamentale, praticamente decisiva per lo United Carpi che vince a San Martino in Rio contro la Sammartinese per 2-1. Uno ha deciso tutto un colpo di testa di Jocic da posizione quasi impossibile, perché sul primo palo, e qui siamo con Andrea Giannuzzi che oggi in difesa ha troneggiato, ha perso Ferriani per infortunio, non c'era neanche Mazzocchi, però ha retto tutto e la squadra si porta a casa 3 punti fondamentali per blindare i playoff. Siamo stati bravi per il primo tempo, i primi 20 minuti molto bene, poi dopo abbiamo subito un gol su una carambola in area, però dopo fortunatamente mancava poco alla fine del primo tempo e ci è servita la pausa per schiarirci un po' l'idea, rilassarci un attimino. Siamo partiti il secondo tempo con un piglio diverso, siamo stati un po' più corti e siamo stati bravi, diciamo, a non concedere niente all'avversario e poi abbiamo pescato un gran gol di Milos, Luppi ha fatto un grandissimo cross e devo fare i complimenti anche a lui perché sta facendo davvero delle partite importanti e complimenti poi a tutti i ragazzi perché stiamo facendo davvero il massimo tutte le partite, non è facile ma dobbiamo continuare così. Il mister ormai ha lasciato un'impronta molto visibile sulla squadra. Sì. Il mister per noi penso che sia stato fondamentale perché ci ha dato un'energia nuova sicuramente, delle idee ben precise, noi cerchiamo di fare il massimo per seguirlo e insomma, i complimenti vanno a lui, a noi e dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo l'ultima partita in casa col Mutina e poi dopo ci prepariamo al massimo per i playoff, per andare dove vogliamo arrivare.